Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. I militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato due impianti abusivi per l'allevamento di mitili in prossimità del porto commerciale del capoluogo campano che occupavano una estesa porzione del demanio marittimo che si estendeva fino alla vicina rada di Santa Lucia. Circa 100 tonnellate di frutti di mare già maturi e pronti per essere messi direttamente in commercio, privi di ogni certificazione che ne potesse attestare la provenienza e il rispetto delle normative sanitarie e sulla tracciabilità e la salubrità. L'ingente quantitativo rinvenuto, che al dettaglio poteva fruttare un guadagno illecito stimato in oltre 300.000 euro, avrebbe di certo inquinato l'economia legale e la libera concorrenza in un settore economico strategico quale quello del commercio dei prodotti ittici. Il nuovo intervento di Polizia del Mare segue temporalmente quello simile del luglio del 2019, quando furono sradicati dal fondale marino altri due allevamenti illegali di cozze poco fuori dal porto commerciale. Al termine dell'operazione il tenente colonnello Tossini ha... Dopo l'indagine che ha consentito di disvelare due sodalizi criminali operanti nella raccolta indiscriminata del dattero di mare con irreparabili ripercussioni all'ecosistema delle coste di Napoli e Capri e dei più recenti sequestri presso i mercati ittici di Mugnano e Salerno, solo poche ore fa i militari del reparto operativo aeronavale di Napoli hanno sottoposto a sequestro, con il supporto dell'ASL e dei nuclei sommozzatori del corpo di Gaeta in Napoli, circa 100 tonnellate di mitili derivanti da due impianti abusivi, individuati in area demaniale in prossimità del porto commerciale del capoluogo partenopeo che, oltre a costituire, qualora immessi al consumo, un serio pericolo per la salute dei consumatori finali e inquinato fortemente l'economia legale e la libera concorrenza sul mercato, avrebbero generato profitti illeciti per oltre 300.000 euro. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.